Ciao ragazzi, oggi recensiremo un prodotto decisamente interessante. Si tratta di HTC Salsa, uno dei due Facebook Phone che HTC presentò al Mobile World Congress, che è finalmente disponibile all'acquisto nei negozi al costo di 299 euro. Si tratta di un prodotto full touchscreen, molto simile al vecchio HTC Legend come estetica, quindi molto molto elegante. Le sue misure sono di 109 mm per lunghezza, 59 di larghezza, 12,3 di spessore ed un peso di 120 grammi, quindi molto leggero, ergonomico, si impugna bene e inoltre è costruito veramente bene. I materiali sono un mix di alluminio e strati gommati. Guardiamolo un po' meglio. Sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, la porta micro USB, su quello destro il pulsante per scattare le fotografie. Sulla parte superiore il pulsante per accendere e spegnere il terminale, il foro per inserire le cuffie e poi sul retro abbiamo i due strati gommati con la fotocamera 5 megapixel col flash e l'altoparlante posteriore e sotto il vano dove inserire la micro SD, la SIM e la batteria. Batteria da 1520 mAh che garantisce un'ottima autonomia, si arriva al giorno e mezzo con uso molto intensa, quindi una batteria molto prestante. Inoltre la micro SD in dotazione da 2 GB. Andiamo a vedere com'è davanti. Abbiamo l'altoparlante anteriore, la cam VGA che ci consente di effettuare video chat o comunque sfruttarla per qualsiasi utilizzo che fa uso della cam frontale. Non manca il LED di stato, né il sensore di prossimità e né quello di luminosità. Presenti anche i tasti touch, home, menu, back e ricerca, ma soprattutto abbiamo il tasto fisico dedicato al social network Facebook, e tra poco vedremo cosa serve e come funziona. In ultimo abbiamo lo schermo da 3,4 pollici con risoluzione HVGA, quindi 480x320 pixel. Accendiamo il display e vediamo subito una novità. Infatti, HTC Salsa è dotato di interfaccia Sense 2.1, però ha il lock screen tipico della Sense 3.0, ossia questa lente che, trascinata al centro, sbloccherà il terminale. Ma non solo, infatti sarà possibile inserire fino a 4 applicazioni a nostro piacimento che vogliamo più velocemente richiamare direttamente nel lock screen. Quindi non dovremo sbloccare prima il terminale, quindi ricercare l'applicazione, ma sarà possibile direttamente lanciare l'applicazione dal lock screen, ossia basterà ad esempio trascinare questa applicazione all'interno della lente e in questo caso avremo già la possibilità di scattare le fotografie. La cosa bella è che il lock screen è personalizzabile, quindi possiamo decidere quali applicazioni vogliamo inserire in questa sorta di barra veloce integrata nel lock screen fino a 4, quindi un lock screen bello ma soprattutto utile. A bordo abbiamo Android in versione 2.3.3 Gingerbread con interfaccia Sense 2.1. La Sense è quella che ormai conosciamo praticamente tutti. Quindi un'interfaccia perfettamente integrata con tutti i servizi web 2.0. Abbiamo una grande gestione della rubrica con la possibilità che per ogni singolo contatto di accedere a tantissime informazioni, tra cui informazioni generiche, messaggi con questo contatto, eventuali mail, eventuali aggiornamenti e eventi legati ai social network che abbiamo in comune con questo contatto, la galleria del contatto e la cronologia delle chiamate, quindi insomma una gestione del contatto molto molto completa. Inoltre possiamo ovviamente radunare tutte le schermate in una singola schermata, possiamo trascinare, quindi possiamo anche decidere l'ordine delle home. Ovviamente HTC Sense significa anche alta personalizzazione, tanto che abbiamo ben 42 widget di HTC che sono poi calendari, contatti, widget di musica, widget sulle impostazioni di sistema, widget del meteo, degli orologi, insomma tutti quelli che ormai siamo abituati a vedere
in qualsiasi terminale Android di HTC, però ce n'è uno in realtà inedito, ossia la Facebook Chat. Eccola qui, praticamente ci illustrerà la lista dei nostri amici online o anche quelli che sono in uno stato inattivo. Ma la cosa bella è che se noi chattiamo con questi nostri amici, praticamente il widget visualizzerà anche l'ultima frase che noi abbiamo scritto al nostro amico oppure che il nostro amico ha scritto a noi. Quindi molto bello. Vediamo due paroline sull'hardware, che è un chipset Qualcomm 7227 con il processore ARM 11 da 800 MHz. Questo cosa significa? Significa che nei prossimi mesi HTC Salsa sarà abilitato al supporto al Flash 10.3 completo. E questo grazie al fatto che Adobe e Qualcomm stanno lavorando da tempo per estendere il supporto ai processori ARM 11, a patto che questi funzionino ad 800 MHz. Quindi attualmente il Salsa supporta il Flash Lite, che HTC integra su tutti i device dotati di interfaccia Sense, ma in ottica futura potrà godere del Flash completo. A bordo abbiamo 512 MB di RAM, che aiutano moltissimo a rendere il terminale fluido e scattante in ogni circostanza. Non si avvertono impuntamenti né rallentamenti, quindi un prodotto che stupisce per la velocità d'uso. Ma questo ovviamente è merito anche dell'ottimizzazione di HTC in fatto di software. Abbiamo una GPU dedicata ad Adreno 200 che si comporta abbastanza bene con i giochi 3D, ovviamente in risoluzione HVGA. Purtroppo però dobbiamo citare anche una pecca, ossia quello che è poi il tallone di Achille di questo prodotto, ossia la memoria interna, che purtroppo non è molta. Infatti avremo poca memoria libera per l'installazione di applicazioni. Al primo avvio mi pare poco più di 100 e quindi basterà già installare 7, 8, 9 applicazioni di un certo tipo per vedersi la memoria interna ridotta in maniera drastica. Ovviamente sarà possibile spostare qualche applicazione sull'SD o anche creare spazio cancellando la cache per risolvere un po' parzialmente questo problema, però sarà un problema che un po' si sentirà sempre, e questo è dovuto al fatto che purtroppo la Sense e Gingerbread sono molto affamati di memoria. Passiamo finalmente al tasto dedicato a Facebook e vediamo come funziona e cosa di particolare. Allora, premendo una volta il tasto Facebook, saremo in grado di già pubblicare qualcosa sulla nostra bacheca, sia frasi e sia eventuali foto pescate dalla galleria. Ma non solo, infatti sarà possibile anche scattare ad esempio una foto direttamente con il tasto Facebook. E questa sarà già pronta ad essere caricata sul nostro profilo, quindi molto carino. Ancora, se noi per qualche attimo teniamo premuto il tasto Facebook, potremo taggare la nostra posizione o una posizione, diciamo, un luogo circostante. O anche, se siamo all'interno di una canzone, sarà possibile col tasto Facebook condividere tutte le informazioni relative a quella canzone e quindi dire quale canzone stiamo ascoltando, ovviamente sempre sulla nostra bacheca. Ancora, se noi siamo all'interno di una pagina internet, anche qui, come vedete, il tasto Facebook lampeggerà perché appunto ci notificherà che sarà possibile fare qualcosa in questo ambito e quindi condividere qualcosa. In questo caso potremo condividere l'articolo di Android Geek. Quindi un tasto Facebook molto interessante, molto carino, molto utile. Già che ci siamo, vediamo un po' come funziona la navigazione web, come si comporta. E devo dire che è uno dei punti forti di questo terminale. Infatti la navigazione web è veramente ottima, fluida, veloce, come vedete lo scrolling è veramente molto molto rapido, la rotazione anche.
pinch to zoom molto molto fluido, molto liscio, vedete? È senz'altro uno dei punti di forza. Questo è dato dal fatto che HTC è riuscita a ottimizzare tantissimo il browser a questo processore ad 800 MHz, che infatti, come vedete, si comporta veramente benissimo. Ovviamente presenta anche il doppio tap. Andiamo magari sul sito del Corriere dello Sport. Questa è la tastiera virtuale. Come si può notare, si scrive molto bene. Ovviamente sarà possibile anche scrivere in orizzontale. Passiamo subito alla modalità desktop. Ops. Ovviamente siamo sotto wifi, quindi comunque i caricamenti sono piuttosto veloci, però generalmente è molto veloce nel caricare i siti web. E anche qui, come vedete, ottima fluidità, nonostante stia ancora caricando. Le prestazioni sono veramente molto alte. La resa è buona perché comunque è un display 480x320, si ha una buona esperienza web a livello anche di resa. Quindi, come vedete, anche il Corriere dello Sport, che è molto molto pesante, si riesce tranquillamente ad aprire e a navigarci in maniera fluida. Ovviamente è presente il flashlight, quindi comunque non sta visualizzando soltanto i contenuti in HTML, ma anche flashlight. Infatti sarà anche possibile vedere alcuni video all'interno del browser web, però lì bisogna anche dire che la fluidità non sarà proprio eccezionale, almeno dipenderà anche un po' dai video, dalla qualità dei video che andiamo a vedere. Comunque, come vedete, ottima navigazione web, quindi buonissima esperienza web per questo HTC Salsa. Adesso si è un po' impallato. Come vedete, molto molto fluido. Passiamo a vedere magari il lato multimediale del terminale. Andiamo avere la fotocamera che è una 5 megapixel, vediamo dov'è. Eccola qui. Quindi camera da 5 megapixel, ovviamente abbiamo sempre i tipici settaggi di HTC, vari modi di scattare le foto con vari effetti, possibilità di decidere l'ISO, la risoluzione, il bilanciamento del bianco, la modalità widescreen, insomma quello che vogliamo. Presenta ovviamente l'autofocus, le foto vengono bene, devo dire, piuttosto buone. I video sono in 720x480 pixel, quindi 480p, ossia la tipica risoluzione DVD. Quindi molto buono. I video sono fatti, sono girati almeno a questa risoluzione a circa 22 fotogrammi al secondo. Vi faccio vedere proprio sulla galleria. Come vediamo qualche foto scattata, ad esempio, vediamo. Ce ne sono anche di notturna. Devo dire che anche in notturna si comporta in maniera abbastanza discreta. Prendiamo questa foto qui ad esempio, che era girata, è stata scattata circa l'una o due di notte in condizioni molto difficili e anche abbastanza lontana. Come vedete, la qualità non è male. Oppure vediamo qualche foto diurna. Sempre questa. Come si può notare, anche il dettaglio è piuttosto alto.
Quindi non male come fotocamera. Vediamo magari un video. Video che sono abbastanza buoni. Vediamo questo. Forse qualche volta ha qualche scattino, non è proprio fluidissimo, però tutto sommato è accettabile. Passiamo a vedere magari come si comporta in ambito ludico. Proviamo Pro Evolution Soccer 2011. Come si può sentire, l'audio è molto forte. Devo dire che la qualità è molto molto buona, non ci sono distorsioni, quindi audio molto pulito e molto fedele, ecco. Sia in ambito, diciamo, multimediale che quando andiamo a parlare al telefono con qualcuno, quindi durante le conversazioni. Veramente un buon lavoro su questo HTC Sals dal punto di vista del reparto audio. Quindi non si vede, si può notare, la grafica è piuttosto fluida, i controlli rispondono bene perché comunque è un touchscreen che rileva fino a 4 tocchi, e non ha nessun problema dell'inversione di asse, è molto sensibile. Vabbè, oggi proprio non ci riesco nemmeno a tirare, vediamo se ce la faccio. Vabbè, questo è, diciamo, il gioco, quindi diciamo che va abbastanza bene, sì, è comunque molto, molto giocabile. Passiamo al reparto audio di cui accennavamo proprio poco fa, ascoltiamo una canzone. Quindi qualità dell'audio è molto buona, non ci sono disturbi acustici come avevamo già accennato in precedenza, il volume è piuttosto alto durante l'ascolto degli MP3. Vediamo magari anche come si comporta, in ambito viva voce durante una chiamata. Per motivi di privacy, un attimino che non posso far vedere i numeri. Ecco qui. Quindi anche qui audio buono a livello di qualità, abbastanza alto il volume, non altissimo, diciamo che è nella media dei terminali, è accettabile, però qualcosa in più forse ci saremmo aspettati. Invece dal punto di vista delle conversazioni normali, l'altoparlante anteriore risulta essere più forte come volume. Ugualmente buona a livello di qualità, non ci sono disturbi, la voce del nostro interlocutore arriva in maniera corretta e fedele, quindi un prodotto HTC Salsa che dal punto di vista telefonico e audio dovrebbe soddisfare i più. Stavo per dimenticarmi un'applicazione introdotta da HTC, la Facebook Chat, che ci consente appunto di chattare con i nostri amici di Facebook. Funziona molto bene e inoltre salva anche le conversazioni con i nostri amici, quindi risulta essere molto
buone da questo punto di vista. Una pecca che però notato è il fatto che costringerà a chattare soltanto utilizzando la modalità verticale, quindi non supporta la tastiera virtuale estesa or in orizzontale. Questo perché probabilmente questa applicazione è stata più che altro cucita attorno all'HTC Chacha, che se ricorderete ha una tastiera fisica QWERTY verticale, e quindi è un'applicazione che sul Salsa è soltanto adattata, ma è nativa del Chacha. Quindi in definitiva, tirando le somme, quindi HTC Salsa si è dimostrato essere un prodotto ben riuscito, con un'ottima qualità costruttiva, un buon comparto audio e telefonico, l'esperienza di Android risulta piacevole, il tasto dedicato a Facebook consente funzioncine molto carine, le prestazioni sono valide perché comunque HTC ha lavorato molto bene dal punto di vista dell'ottimizzazione del software, tanto che il terminale risulta essere veloce in tutte le circostanze di utilizzo, come anche la navigazione web. Purtroppo ha questa pecca della poca memoria libera per installare applicazioni, e forse questo dovrebbe far capire come inizia ad essere importante dotare anche su prodotti entry level quantitativi di memoria maggiore. Ma detto questo, il Salsa è un prodotto che sicuramente piacerà non solo ai fanatici, diciamo, di Facebook, ma anche a chi cerca un buon prodotto elegante che offre una buona esperienza Android. Infatti, tutto sommato, il prezzo di 299 € è giusto. E con questo è tutto. Un saluto da Matteo, alla prossima, ciao!